sempre di Gianni Padovani, che insomma si è mobilitato e anche in occasione della conferenza stampa di Piccone, i socialisti hanno comunque mancato una presenza anche loro riguardo a questa iniziativa referendaria. Mi consta tra l'altro che a Lanciano i socialisti in autonomia rispetto a noi, ma va benissimo, ben bene queste iniziative, abbiamo raccolto molte firme. Tra l'altro sono stati anche in carcere a Lanciano, quindi ha assolutamente ragione Eleonora, va contestualizzata e non a caso dei ringraziamenti che abbiamo fatti nominalmente in cambio il partito, che davvero ci si tratta di ringraziare i singoli prima ancora che i movimenti. Mi pare ci fosse Renato che voleva. Parto dal presupposto, a mio avviso, e cioè che i radicali monologicamente non sono diversi dai marci che gli interessano. Magari essendo liberati non hanno ideologie, ma hanno una visione della vita, un centro ruolo, i suoi diritti civili ed umani, e soprattutto sono, come dire, partidati e vogliono controllare il potere, quindi non si fidano del potere. Detto ciò, diceva Dario, io ovviamente parlo del senso, parlo del senso, e non vado a interessare dei partiti perché ho avuto pessime esperienze, significa. Per esempio, noi abbiamo un'associazione che ho sempre fatto con lui. Nel 1982 riaprimmo contro la volontà di Cimbello del Pronto. Tenete presente quanto fosse importante. Cadde il 18 dicembre e il 18 gennaio 1861. Il Regno d'Italia fu proclamato il 17 gennaio 1861, ossia un giorno prima della caduta, e nessuno voleva. Noi con la situazione riuscimmo a riaprire la fortezza di Cimbello, dandolare anche per il teatro romano di Trani, e rimanendo poi ha seguito ciò che io stavo facendo, ho preso altri. Abruzzo, Dario diceva, ma sai, noi dobbiamo fare politica dentro le istituzioni e quindi essere eletti nei comitati di quartiere, nei comuni, nelle province, no, le province no, giustamente, perché forse abbiamo arrivato. Tenete presente che l'Abruzzo, a mio avviso, ma lo dico per esperienza direi è forse una delle regioni dove il clientelismo è esasperato, dove per essere eletti bisogna avere la preferenza alle regionali, alle comunali e ovviamente alle circoscrizioni. E voi pensate che noi abbiamo dei clienti che vengono a votare un radicale che poi dice no, poi non mi venire a chiedere il favore, tanto per intenderci, è così. Io la vedo bruttissima, anche se dissi all'inizio, quando Ponta Vostra mi facesse segretario, che probabilmente c'era una, ma non conoscevo però la legge elettorale che poi quando sono andato a vedere è fatta di preferenza. L'effetto del vino, se riproposto a livello regionale, non credo che potrà avere, perché ha sventato, il successo che ha avuto a livello nazionale con le liste uniche, peggio di quelle di Acerbo, che qui voi conoscete molto meglio di me. Poi per rispondere a lei, guarda, io ho chiesto, scusami il nome personale, che allora io sono vecchio di bambino, ho chiesto iscrizione a Radicali Abruzzo ovunque sono andato. Mario credo che può essere un buon testimone, o ci fosse stato uno che mi avesse detto di no, tutti sì, non ne ho vista una però di iscrizione. Io poi darò al futuro segretario dei nomi antichi da me contattati, vediamo poi che succede. E come per le elezioni dove c'è
Dunque, do la parola a me stesso. Sono un prossimo scrittore. Sì, magari facciamo più. Tante cose. Inizio dall'ultima che ha detto Renato, che è poi una pensata questo, quella della partecipazione alle elezioni, sì, la partecipazione alle elezioni, no, se ne parla, sempre, se ne scrive anche in queste ore, in questi giorni, in queste ore, su Facebook, come sappiamo c'è una parte di noi che è favorevole e un'altra parte invece che è contraria, perché teme quello che viene chiamato il rischio di contaminazione. Proprio così è stato definito. Dunque, io, guarda, il concetto è tutto. Io sono consapevole che il rischio di contaminazione per chi fa politica, che è un'attività difficile, impegnativa, delle volte neanche tanto cristallina, sono consapevole che questo rischio ci sia, naturalmente nessuno di noi è andato su Marte, però la logica mi insegna che l'unico rischio, l'unico modo per evitare il rischio di contaminazione è la quarantena. Beh, io penso che noi non possiamo, io non voglio essere un radicale in quarantena. Il rischio di contaminazione credo che dobbiamo correrlo, saperlo correre. Sapendo che abbiamo, a fronte di questo rischio di contaminazione, abbiamo gli antibiotici di 60 anni di storia recente, gli ultimi 60 anni di storia, nei quali, con uno slogan potrei dire, abbiamo tirato su un bel virus, un bel antibiotico contro il virus della partitocrazia, per inventare uno slogan, e quindi ritengo che questo sia un rischio che si possa e per certi aspetti si debba correre. E vengo subito a uno dei noccioli della questione, sul che fare sul territorio. Ci abbiamo girato attorno e cerco di andare diretto. L'anno prossimo in Abruzzo c'è la sessione di elezioni regionali. Ci sono le elezioni nel comune più grande e anche ci sono in parte anche a Teramo, ci sono le elezioni a Teramo, quindi due luoghi di provincia, la regione e non lo so, ma immagino anche in qualche comune diciamo un po' più piccolo. E io credo che noi, ve lo dico senza girarci attorno, dovremmo essere dalla parte, dovremmo cercare di essere dalla parte. Perché abbiamo contenuti e perché il rimanere fuori non dà risultati, non ci dà risultati, non riusciamo ad incidere nelle realtà in cui viviamo, specie nelle realtà piccole, stando al di fuori. Per assurdo ritengo che ci si possa permettere più di rischio a livello transnazionale, intendo dire europeo per esempio, di rimanere fuori, che non a livello locale. L'essere partito radicale transnazionale, guarda, perché io sono molto d'accordo su alcune delle cose, su molte delle cose che hai detto. Anch'io, lo dico francamente, non ho mai ben capito cosa fosse il PRT, non mi è mai troppo piaciuta l'idea di un partito che per statuto non si presenta alle elezioni, trovo che sia una contraddizione di termini, perché per me è partito uguale alle elezioni. Non può farlo in quanto si è dato quel tipo di status, scelto di essere ONU. Però ti dico anche, Alberto, che il Partito Radicale Transnazionale ha portato a casa risultati, la moratoria sulle o le battaglie contro l'infibulazione sono battaglie che portano risultati. L'istituzione del tribunale
internazionale, so risultati. Credo che lo stesso parallelo non si possa fare. Non c'è bisogno di un partito per ottenere un risultato. Tant'è vero che non le ha fatte un partito, le ha fatte una, un movimento, una ONG. Ritengo invece, e su questo sono d'accordo con te, io ritengo che sono spostato l'ambito locale a quello nazionale, poco male, ritengo che sarebbe opportuno mettere ordine in una galassia della quale A non si avverte il bisogno, B non si capisce all'esterno, di cui non si capisce all'esterno l'utilità. Dico che non si avverte il bisogno perché, allora, tanto per cominciare, la galassia fanno parte di organizzazioni oggi come oggi davvero di scarso profilo, almeno sotto l'aspetto del numero degli iscritti, sotto l'attivo che possono avere in confronto. Penso all'ERA, che è l'organizzazione che si occupa del lancio dell'esperanto, non so quanti iscritti abbia, ma credo che la Repubblica Abruzzo sia molto più grande come organizzazione. Credo che abbia veramente iscritti non superano i 5, se escludiamo gli iscritti a pacchetto, esattamente, se escludiamo gli iscritti, conosco voci di 2-3 iscritti, una roba di questo, ma al di là del numero di iscritti, voglio dire, fare prove di forza è un lusso che noi non ci possiamo permettere nei confronti di nessuno, tendiamoci, però al di là del numero di iscritti è proprio una questione politica, cioè tenere in piedi una classe in cui un'organizzazione si occupa dell'esterno, un'altra si occupa di nessuno troppo impegno, un'altra di non c'è pace senza giustizia, un'altra per me dimenticherei sicuramente qualcuna. Obiettivamente, in un movimento che in Italia conta complessivamente 1000-1200 iscritti, onestamente non si capisce che funzione svolga, se non quella di generare un esercito di generali in cui chi è segretario in una, il presidente in un'altra, il tesoriere in un'altra ancora, però le organizzazioni finiscono per diventare autoreferenziali e anche all'esterno non si capisce, e condivido quello che dici, non si capisce. Se noi diciamo, ma te dove vuoi iscriverti? Al Partito Radicale Transnazionale o al Radicale Italiano? Il nostro interlocutore mi è capitato, devo spiegare proprio al sindaco di Montesilvano, che raccontavo prima, a differenza mi guardavano anche straniti, come a dire, ma che mi stai dicendo, scusami. E quando poi gli ho spiegato che nessuno dei due era un partito, lui si è messo tranquillo, essendo iscritto al PD, dice allora sto tranquillo, però pensavo che fossi matto, e quindi tu fai politica, stai in due organizzazioni e nessuno delle due è un partito, cioè pensavo che fosse un pazzo. È la visione toccavigliana della, della, cioè l'America toccaviglia insegnato, esiste un'associazione di persone. No, no, ma capisci? Questa è la visione. Guarda, Renato, io che come te sono, vengo da, da esperienze liberali e radicali di associazioni di due persone, non solo sono pratico, ma come prima raccontava qualcuno, sono stato purtroppo anche abituato alle scissioni, cioè anche a momenti dolorosi dentro queste associazioni, quindi maggioranza e opposizione, ma abbiamo avuto anche dinamiche importanti. Ma facevo proprio un discorso più semplice, che è quello di Alberto, credo, cioè mettiamo ordine, veramente niente più, mettiamo ordine, cioè questo movimento diventi qualcosa, deciderà se diventare movimento, se essere partito, che forma darsi, ma semplifichi questo, questa organizzazione di scatole cinesi, di bamboline, una dentro l'altra, che delle quali veramente non si capisce. Io su questo sono d'accordo, così come sono d'accordo, lo dicevo in apertura, nel per esempio creare una rete delle associazioni, è una cosa alla quale ho sempre creduto. Resto sul movimento nazionale, visto che ci stiamo. Io sono molto legato, un po' perché è stato il momento in cui mi sono più impegnato, un po' per altre ragioni, al quello che il movimento radicale è stato all'inizio degli anni 2000. All'inizio degli anni 2000, fine degli anni 90, il Partito Radicale che veniva da un momento, faccio una storia che è breve, che veniva da un momento veramente di assenza tentò, anzi realizzò un rilancio anche su base nazionale. Tra l'altro vi ricordo
che da un'assemblea di cui tanto partecipava a monastire di padre esatto. Ripartì questo movimento e c'era anche uno slogan, mi fa piacere che ci siano Roberto e Leonora, c'era uno slogan, mi pare famoso, scusate, uno spot radiofonico che è registrato proprio con la voce di Dio, non ricordo male, che diceva basterebbe il tempo, perché era una battaglia, un momento di aggregazione che si stava cercando di fare attorno al mondo del partito. E negli anni 2000 il partito della città, il movimento radicale carbone, ripartì sui temi economici, quindi partendo sulle EIVA, quindi sulle regioni, anzi sulla, partendo dalla regione che più di ogni altra in questo paese è forte di piccole e tante realtà, belle realtà imprenditoriali, cioè il Veneto, instaurò un collegamento con la LIC, che era un'organizzazione dei liberi imprenditori federalisti europei, che c'erano anche i posti di radicalità rubrica fissa settimanale, e da lì partì un movimento che portò a tante espressioni, perché evidentemente quei temi economici rispondevano a successo, c'era seguito a questo movimento. Non è un caso se nella campagna elettorale che ci chiede il risultato che prima ricordava Luigi, l'8,5%, proprio il Veneto raggiunse i risultati. Perché faccio questa lunga premessa? Perché a mio avviso, almeno questo è il mio desiderio, sarebbe la mia proposta, anzi sarà la mia proposta nel prezzo di radicale italiano, io credo che bisognerebbe ripartire, non dico da solo dal Veneto, ma ripartire da rilanciare i tesi economici rispetto ai quali da troppo tempo siamo assenti, e ripartire, questo per quanto riguarda la sostanza, e ripartire anche dalla forma dell'associazione e del partito online. L'abbiamo nominata questa cosa. Allora, noi, prima dicevate voi, i grillini ce l'hanno rubata, il partito online l'abbiamo lasciato noi, non lo dico per rivendicare scioccamente una legge genetica, è stato così, ma noi ci a parte quella digitale, ma noi le elezioni del comitato online le abbiamo fatte sul serio, le abbiamo fatte vere, io ho partecipato, non essendo stato eletto, perché so perfettamente come hanno funzionato, le abbiamo fatte vere. Il partito online noi l'abbiamo fatto. Perché abbiamo smesso? Perché ci siamo fermati? E ci siamo fatti sorpassare dal movimento grillino. Ma guardate, la stessa cosa la potremmo dire anche sul finanziamento pubblico ai partiti. Finanziamento pubblico ai partiti era una battaglia nostra, vinta, scippata, ma che noi abbiamo, secondo me, colpevolmente, poi un po' accantonato. È, secondo me, questo uno dei nostri problemi. Allora io credo che noi dobbiamo ripartire dalle associazioni. Negli anni 2000 lo statuto dei radicali italiani prevedeva, lo prevede ancora, ma soprattutto la politica delle segreterie di quegli anni, e però dice uno che non era un fan del segretario di quegli anni, anzi, ero un fan e un seguace dell'altro eterno candidato alla segreteria, cioè Benedetto Della Vedova. Eppure le segreterie di Capezzone erano centrate sulla promozione della nascita di organizzazioni e associazioni territoriali, con una sorta di premio di produttività che c'è ancora nello Statuto dei Radicali Italiani, che prevede che se un'associazione abbia almeno 25 iscritti ad una delle associazioni della classe radicale, ha diritto a un posto di delegato in comitato nazionale. Bene, secondo me questa è la realtà che dovremmo avere il coraggio di ripartire. Io credo che questo sia collegato anche al desiderio e alla necessità, all'opportunità che secondo me c'è
di presentarsi all'attenzione dell'elettorato usando i nostri beni, cercando di declinarli sul territorio, naturalmente, ce ne sono tanti. Vi dico il primo che mi viene in mente. Due settimane fa in commissione della regione è stata approvata la legge per l'uso della cannabis terapeutica. Bene, benissimo. C'è adesso da fare battaglia perché questo è il mio timore, credo sia il timore di tutti noi, perché questa proposta che adesso è in commissione muoia prima della scadenza naturale del Consiglio regionale. E questo è il timore. C'è da fare la battaglia perché il garante dei detenuti che è stato istituito, udite, nell'agosto del 2011 con legge regionale, non è ad oggi stato nominato. Ce ne sono tante da portare in regione, da portare in comune. Il regolamento di attuazione della banca pubblica delle leggi è uno dei tanti, oppure tanti strumenti di trasparenza, di cui tra l'altro Roberto è uno dei nostri principali esperti. Bene, io credo che questo sia necessario ed opportuno farlo. Credo che come organizzazione di Radicali Abruzzo sarebbe opportuno. Io non amo le organizzazioni preposte, quelle che hanno gli eserciti in generale, e quindi senza magari necessità di ricorrere a una modifica statutaria, credo che sarebbe opportuno che la segreteria entrante individuasse delle persone che si occupino di curare determinati territori. Noi per esempio abbiamo una zona, adesso mi dispiace di non vedere Mario Paparella, forse è uscito in questo istante, che è la provincia di Chieti, che è rispetto alla quale siamo abbastanza deboli dal punto di vista della presenza. Mario Paparella vive e lavora in provincia di Chieti e anche se non vicino a Pescara potrebbe essere il nostro cuneo. Per non parlare di Renato, che nella provincia di Teramo, o in parte della provincia di Teramo, perché anche la provincia di Teramo è grande, ha tutti gli strumenti per poter curare una zona e cercare magari di promuovere l'iniziativa politica, di aumentare il numero degli iscritti, e così potremmo fare anche in altre zone. Io credo che questo sarebbe opportuno. Ci siamo riusciti in parte quest'anno, credo che si possa fare meglio l'anno prossimo, soprattutto in vista delle future elezioni. Io credo che poi, se ne devo andare su questo aspetto, qualcun altro avrà qualcosa da dire sulla possibilità che si partecipi, vedremo in che forma sarà opportuno. Penso ad esempio alle comunali a Pescara. Comunale Pescara si potrebbe pensare di individuare un nostro candidato o una nostra candidata da offrire come indipendente di una lista di quelli che si andranno a schierare, o addirittura pensare di promuovere una nostra lista. Si dirà che forse è prioritaria questa cosa, io credo che effettivamente potrebbe esserlo, ma credo che magari si potrebbe, anziché promuovere una lista di radicali, si potrebbe promuovere una lista larga, civica, più larga, che raggruppi anche altre sensibilità, ma animata, promossa da noi. Questa potrebbe essere una possibilità, a quel punto perfino pensando di esprimere una candidatura a sindaco, qualora le candidature degli altri principali schieramenti non dovessero essere a noi gradite. Per adesso non si fanno nomi di Pescara, si fanno in regione, staremo a vedere, non ho capito. Si fanno i cognomi. Vabbè, quel po' di cognomi che sono usciti, non so, poi sono valutazioni personali, io per esempio personalmente non mi saltano i cognomi che sono usciti, nemmeno un po'. La situazione, sapete, che in regione è un po' diversa, perché probabilmente si prospetta uno scontro tra centrodestra con il candidato uscente, cioè il governatore Chiodi, centro-sinistra,
dovrebbe essere candidato al sindaco di Pescara di Giuseppe Alfonso, e sono due ragazzi da 90, due parti di razza, e quindi saranno anche lì valutazioni molto delicate. Tra l'altro la Costituzione regionale naturalmente è molto impegnativa. Non è un mistero che abbiamo avuto contatti con altri movimenti per eventuali candidature previste da, da fare insieme. Questo lo accenno solo per adesso, in attesa di sentire anche cosa pensano gli altri, perché, ripeto, la premessa di fondo è proprio quella che dicevo all'inizio, cioè decidere se noi vogliamo continuare a essere la cassa di risonanza di noi stessi e di Roma, perché dice bene, diciamo che noi, la nostra attività politica rappresenta innanzitutto noi stessi, noi non siamo i replicanti di nessuno, perché non ce lo meritiamo, un epitolo del genere da noi stessi. Oppure se decide di voler intraprendere anche iniziative autonome. Ripeto, io credo che non sia un tabù, e ho detto poi nel corso di oggi verrà fuori una decisione, una posizione anche su questo punto. Grazie.